Presidente, la Savignanese ce l'ha fatta, il salto in promozione, che emozione è così a caldo appena raggiunta la vetta? Ma guarda, io con questo sono vinto tre campionati e questo è come vincere il campionato, perché arrivare a un punto dal Monregale è stato veramente una mare in bocca. Comunque, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo vinto i playoff, quindi meglio di così non si poteva chiedere. Che stagione è stata, guardando indietro? Lunga, molto 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 lunga, particolare, secondo me un campionato che finisci 3-4 squadre in 3 punti e comunque sono stati più bravi gli altri. Comunque noi oggi abbiamo dimostrato con uno squadrone, il Canelli, che secondo me è successo per 89esimo, abbiamo fatto gol, se no poteva anche finire benissimo in pareggio, dovevamo un po' continuare. Comunque oggi è andata benissimo. Ecco, un risultato, una partita che si è sbloccata quasi sul finire. Sul finire l'89esimo, non bellissima, la classica partita, pioggia due volte, due diluvi universali, comunque. Secondo me è giusto che sia finita così, che i maghi tornano in promozione ancora più con 500-600 persone per l'ennesima volta, con nulla a togliere a tutte le altre società, ma se vanno bene le cose qua a Savigliano, solo qua a Savigliano si possono fare tanta gente così a vedere una partita. Quindi. Ecco, una partita che ha rimarcato anche l'affetto tra Savigliano e i maghi. Ma sì, guarda, io sono partito tanti anni fa con l'FC, sono quasi andato in Serie D. E non ero la Savignanese, adesso con l'acquisto della Savignanese l'anno scorso, che è stata acquistata con un po' di fusioni, adesso ci siamo noi, cercheremo di fare bene, anche tutto il gruppo che ho nelle giovanili, stiamo andando benissimo, quindi vedremo cosa succederà nel prossimo anno. E ora i festeggiamenti? Ora i festeggiamenti, che ora basta, adesso non se ne può più, fra poco è agosto, giochiamo ancora a calcio, quindi basta, adesso è ora di festeggiare, basta.